Io sono felice, sono contento perché... È stato danno più che pensieri forse, no? Sì, l'è stato danno, ma anche pensieri, però sono contento perché è per me una crescita professionale, fare un anno qui, allenare un anno qui, mi ha fatto crescere tanto, mi avete fatto crescere voi, ha fatto crescere il contesto, mi hanno fatto crescere i miei giocatori, il mio direttore, quindi è normale che sia felice, però so bene che speriamo che sia un punto di partenza, non un punto di arrivo. Mister, le chiedo per domani se è previsto qualche cambiamento, magari anche informazione per mettere in risalto chi ha giocato meno, e poi quanto ci tenete a quello che ormai bisogna considerare il prossimo obiettivo, la Supercoppa, dato che Bari è una grandissima piazza per tifo, per blasone, però ci mancano tanti trofei purtroppo e vorremmo conquistarli, quindi quanto ci tenete a mettere in cascina anche questo trofeo, la Supercoppa, che darebbe lustro a lei, alla società, ovviamente a tutta la città. Ora c'è da finire il campionato, c'è da giocare queste partite, ora pensiamo a quella di domani. Non è che cambio il mio modo di lavorare, non è che adesso vi dico chi giocherà domani, perché ancora manca un allenamento e quindi ancora c'è da pensare. Certo non ci metteremo nella condizione di rischiare quelli che hanno qualche piccolo fastidio, abbiamo la possibilità di recuperarli, sicuramente non ci sarà Pucino che ha avuto un ritorno del suo problema al ginocchio, anche se non credo sia niente di che, gli altri sono tutti a disposizione, a parte Botta che sta continuando una preparazione individuale, quindi credo che domani ci sarà spazio un po' con i cambi come viene sempre per tanti, però... Cerchiamo di capire ancora oggi con questo allenamento chi sta meglio e chi non sta ancora benissimo.